Wow. Buongiorno a tutti quanti, allora rieccomi ritornata con un nuovo video. Io spero sinceramente che la qualità sia leggermente migliore, soprattutto perché sto cercando di utilizzare appunto la ring light perché fuori c'è un tempo del piffero, a parte che ormai, cioè, a Milano piove da tipo non so neanche quando, ormai si va in giro senza praticamente ombrello come i londinesi. Mi sono ritagliata un po' di tempo per registrare appunto questo video, vi avevo chiesto un sondaggio all'interno delle mie storie di Instagram. E tra parentesi, se non mi seguite ancora su Instagram, mi chiamo Beauty Nursing Pills. Volevo anche dirvi quest'altra cosa: ho deciso di adagiare anche il nickname di Instagram al canale per far sì che sia anche più semplice trovarmi. Tanto comunque che sia Beauty Nursing Pills o il mio nome intero, bene o male, comunque mi trovate con entrambe. Era semplicemente per mettere un minimo di ordine, ecco. Nonostante comunque sia il mio nome, se rimarrà sempre quello, insomma, le intro, l'immagine copertina rimarrà sempre quella. All'interno del sondaggio, diciamo che la maggioranza è stata per il facci vedere prima il calendario dell'avvento di Vrochet, e quindi io sono qui per mostrarvi, per fare una specie di unboxing anticipato dell'inizio di dicembre del calendario dell'avvento di Vrochet. Wow. Sono un po' di anni che a dir la verità lo sapete che io collaboro con loro, che comunque sia mi mandano gratuitamente praticamente i loro prodotti, se non mensilmente o comunque ogni 2 mesi, in base a tutte le varie collezioni che ci sono, che escono, e sapete anche benissimo che mi sono sempre trovata molto ma molto bene con loro. Quindi di recente mi hanno appunto mandato questo pacchettone. Come prezzo, dato che comunque sia questo me l'avete già chiesto proprio anche in molte anticipatamente, è di 49,90 €. Io ci tenevo a farvi vedere effettivamente dentro come erano i prodotti e quali erano i prodotti. Uno perché ultimamente mi sta capitando di guardare tanti unboxing di calendari dell'avvento, più che altro che volevo scegliermene magari qualcuno, però lo so che poi non è tanto la sorpresa del oh mio Dio, tipo come ai tempi con i cioccolatini, no? Allora, per esempio, io dovessi scegliere di prendermi un calendario dell'avvento, penso che comunque sarei interessata perlomeno a capire che prodotti ci sono dentro, perché se no magari spendo 30 euro, 40 euro, 50 euro per un calendario dell'avvento, alla fine magari non mi dà niente, no? Ma vediamo a noi. Direi che il pack è stupendo, perché a me piace veramente tantissimo. Anche proprio i colori che hanno scelto sono veramente belli. E la scrittura, tra l'altro, che c'è qui è una scrittura che io utilizzo anche all'interno dei miei video. Se non mi sbaglio si chiama Sofia o Sofia, come vogliamo pronunciarlo, insomma. È una specie di libro, qua dietro vedete il logo, e si apre così. Inizio partendo con il numero 18. Ok, il primo. Oh, carino questo smalto. Il primo è questo smaltino qui, rosa. Allora, è uno smalto rosa, tra l'altro a me gli smalti di Brochet piacciono un sacco, ed è il numero 103. È tipo un baby rosa, però è perlato. Peccato. Che a me perlato non è che proprio faccia impazzire, però purtroppo non me lo posso mettere perché sono ancora in tirocinio, però è leggermente perlato, me ne sono resa conto adesso, perché sinceramente con la luce bianca non è che me ne sia resa conto tantissimo, in più sono ciecata, quindi. Però, insomma, abbastanza carino, ci stanno gli smaltini all'interno dei calendari dell'avvento. Apro questo qui che è il numero 20. Oh, carino il pack di questo. Questa qui è una crema mani, anche questo mini size perché è da 30 ml, con questo tema che penso di non aver mai visto all'interno dei loro prodotti, quindi penso che sia nuovo, proprio tema natalizio. Sì, l'apro perché tanto io le creme mani, a dire la verità, le uso parecchio, perché volevo sentire l'odore. Spesso io le creme mani tipo me le metto in ogni tipo di borsa, tasca della giacca, in macchina tantissimo, cioè sono tappestata di creme Yves Rocher. Vabbè, allora, devo dire che non mi fa impazzire l'odore, però ricorda comunque molto il periodo natalizio. Pacchettino numero 9,
uno dei miei numeri preferiti in assoluto, perché sono nata il 9 di giugno, mamma mia come sono egocentrica. Oh, ecco, speravo che ci fosse questo. Questo qui è un bagno doccia da 50 ml e questa è la loro collezione praticamente natalizia. Ci so che ci sono anche le full size già in negozio. Oh mio Dio, buonissimo. No, buono questo. Questo è veramente ottimo. Ottimo, ottimo. E sa di pieno, super approvato. Ho deciso di mettere da una parte i prodotti che mi piacciono e dall'altra quelli un po' meno, così almeno per vedere effettivamente a fine video quanti sono i prodotti che mi sono piaciuti e quelli che mi sono piaciuti meno. Questo è il numero 7. Gelé, sta crema? Ah no, beh, questa crema già la conosco, ok. Conosco benissimo questa crema ed è praticamente una mini size della crema della linea sensibile di Brochet, spero che si legga qualcosa. Io questa già la conosco e mi piace tantissimo. Poi soprattutto le mini size per quando si viaggia sono sempre utili. Apro il pacchetto numero 11. Oh, bella questa, ottimo, 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 anche perché questa l'avevo finita. Questa è un'acqua micellare e che, no, questa non l'ho mai provata. È della linea Hydra Vegetal, che io sinceramente ho sfogliante, la crema viso. Avevo anche il tonico della Hydra Vegetal, ho provato di tutto tranne che l'acqua micellare. Sono contenta di averla qua dentro perché comunque sia, intanto non ho più un'acqua micellare perché ultimamente mi sto struccando con il loro prodotto oleoso. Però insomma questa è sempre utile. O forse ce l'ho, ma è da Marco, perché ormai non so neanche più dove sono, anche casa sua ormai è tappestata di Brochet. Ragazzi di Brochet che lavorate con i Brochet, sappiate che anche a casa del mio moroso, quindi se volete mandare magari qualcosa di prodotti maschili, noi insomma accettiamo, ecco. Questo è il pacchettino numero 15. Questa è una cosa che non avevo mai visto. Allora, Botanical Color Jumbo ed è un colore, allora, eccolo qui, è il numero 05, è un prugna e fa sia da ombretto in matita che da liner. Dai, lo apro perché questo qua non l'ho mai, così ve lo faccio vedere swatchato. Il colore, spero che si riesca a vedere qualcosa, è questo. C'è troppa luce. Che carine queste matite, wow, non le avevo mai viste. Comunque è un color prugna. Si vede, si vede. Sembra quasi nero da lontano ed è un prugna leggermente brillantinato. Secondo me questo per fare gli smoky, proprio da mettere come ombretto, è super. Quindi bellissimo, questo è veramente stupendo. Mi spiace sempre perché, come vedete, tanta carta e il prodotto è piccolino. Pacco numero 4. Questo secondo me deve essere una roba mignon e il pacco è gigante. Ah, c'è sempre. Io pensavo fosse chissà che cosa. Questo qui è il buffer, se non mi sbaglio. Comunque è quella specie di lima per lucidare le unghie, limare le unghie, da quattro lati. Questo qui è il pacchetto numero 1, questo è piccino, è ancora più piccino, meno male che almeno non è così grosso. Questo è un profumo, sentiamo. Sole d'azur, sole d'azzurro. Ah no, ma questo lo conosco, è della loro collezione di profumi, però a me piace tantissimo Le Blanc. A dire la verità non è uno dei profumi che adoro della loro collezione. Questo è il numero 13. Oh sì, sempre della collezione Pino. Questo qui è il lotion, Perfume Body Lotion. Ok. Devo dire che la grafica di Brochet però non la batte mai nessuno. A me piace tantissimo, soprattutto a Natale. Se ne inventano sempre ogni anno di tutti i colori, ma ogni anno sono molto originali, nonostante siano semplici. Cioè a me questa è una cosa anche che piace molto a livello proprio estetico, ecco, di Brochet. Questo qui è il pacco 9, no, o 6, oh mamma, vorrei aver fatto una gaffa. Ah vabbè dai, questo qui è lo smalto trasparente che è sempre super utile. Apriamo il 24. Wow, oddio, no, questa è una tinta labbra, ragazzi, aspettate, no, questa la devo aprire,
Forse è la prima volta in assoluto che provo le tinte labbra di Brochet. Il prodotto in questione è questo. È un color rosa, diciamo. Oddio. L'odore è buonissimo. Non so sinceramente, dato che non conosco bene la collezione delle tinte di Brochet, se sia una tinta che poi se ne va via subito o se una volta asciugata rimane. Comunque, ottima, questa è bellissima, anche perché sapete che io adoro le tinte. Comunque adesso che saremo in periodo natalizio, che finisco tirocinio, tenderò a sfruttare ogni giorno rossetti e tinte in assoluto. Pacco numero 17. Allora, è una maschera in crema che nutre i capelli, penso. Wow! Aspettate, fatemi leggere in italiano perché... Maschera 2 in 1 nutrizione capelli secchi. Figo questo. Bene, questo qui è assolutamente da provare. Ottimo che ci sia anche qualcosa per i capelli, non solo trucchi, non solo smalti. Insomma, questa cosa è molto apprezzata. Numero 19. Altro mio numero preferito. Questa è la crema idratante della Hydra Vegetal. Questa collezione qui, sempre mini size, carina, utile. Anche se queste mini size, volevo farvi vedere da quanti ml sono. Sono veramente, veramente piccole, 7 ml. Per viaggiare ci sta. Poi col fatto che comunque ce n'è anche più di una, potete anche variare, insomma. Questo è il 14 ed è un po' più pesantino. Ah, vabbè. Questo qui è un bagno doccia che io conosco già bene. Oddio, ma quanti bagno doccia mi hanno dato? Potevano mettere qualcosa di più natalizio, forse? Non lo so. Questo qui anche è buonissimo perché è al mango. E a me piace parecchio. Sì, loro me ne hanno mandati veramente a bizzeffe in tutti questi anni e sono super approvati. È il pacco numero 3. Guardate che bello il 3. Disegnato così, bello, bello, bello. Shampoo crema, comunque è una crema, è uno shampoo, ok, nutriente, sempre di quella linea lì della maschera, quindi penso che questa qui sia una linea nuova che abbiano lanciato perché non la conosco minimamente. Questo è il numero 5, acqua micellare di nuovo della linea, come si dice... della linea sensitiva, come se parlassi coi morti, della linea pelli sensibili. Pacco numero 8. Ma poi come farò a rimetterli dentro qua incastrati? Oh signore. Allora, questo è lo smalto che trovate sempre in questo periodo natalizio. Anche se personalmente a me non piace. Lo smalto rosso sangue, perché questo mi ricorda veramente un rosso acceso, rosso fuoco, ma io lo chiamo rosso sangue vivo. È uno di quegli smalti che non apprezzo tantissimo. Pacco numero 21. Cos'è sta cosa? Wow, shower gel all'argane la rosa. No, questo secondo me deve essere favoloso. No, vabbè, ciao. Moro. È buonissimo, ragazzi, questo è veramente buono. Questa linea così non l'avevo mai vista, non la conosco, ma è favolosa. C'è anche il pack, comunque un po' più diverso anche rispetto agli altri. Pacco numero 23. Cos'è sta cosa? Allora, eyebrow mascara. Oh, che i trucchi li sto aprendo tutti. Ce la posso fare, eh? Aprire. Ci sta. Allora, questo non so se sia unico, ma penso di sì, è da 2,5 ml ed è appunto il mascara per le sopracciglia. Il numero qua non lo dice, però devo dire che è abbastanza scuro, ragazzi. Cioè, nel senso, su di me ci sta, perché comunque io ho le ciglia scure, però magari per chi è rosso non so quanto convenga, insomma, prendere un mascara... Per le sopracciglia di questo genere. Pacco numero 12. Una roba liquida perché ho sentito. Allora, questo qui è un altro campioncino di profumo. Questo è il sole. Aspettate che non so dove provarlo. Eccolo qua. Sni. No, questo assolutamente no. Allora, pacco numero 16.
Ah, questa la conosco e mi piace tantissimo, questa la straconsiglio, cioè la consiglio anche proprio come si dice, come prodotto da utilizzare. Appunto, balsamo doccia nutriente, risciacquare abbondantemente, risciacquare abbondantemente soprattutto perché diciamo che unge abbastanza, però è veramente ottimo. Io questo l'avevo già provato. Pacco numero 2. Allora, questa la voglio assolutamente sentire. Questo qui è sempre un shower gel della linea di Natale. Preferisco che ci siano le linee di Natale all'interno del calendario dell'avvento, perché poi gli altri delle collezioni normali che trovate tutto l'anno sembrano un po' messe lì a caso. Buoni. Ah, oddio, buonissimo. Me ne mancano due. Allora, partiamo con il numero 22. Vabbè, questo è uno smalto che è immancabile ed è lo smalto Bordeaux che io preferisco. La verità di questi ne ho tipo un fottio. Questo qui è l'ultimo ed è il numero 10. Facciamo. Di questo sono troppo contenta. Allora, questo qui è uno scrub, ok? Non so quanto si legga, sinceramente. Comunque è una botanical scrub all'apricot, ok, per tutti i tipi di pelle. Ce l'avevo questo e l'avevo finito. Se non mi sbaglio, anche questo l'avevo trovato all'interno di un calendario dell'avvento. Super approvato. Qua è tutto finito. Io non penso che li rimetterò dentro perché ad incastrarli, secondo me, sarà un casino. Su 24 prodotti, devo dire che quelli che mi sono piaciuti meno sono questi tre, ok? Una era la crema. Questo qui, se non mi sbaglio, è il buffer, sì. E per ultimo, questo qui è il profumo, che è proprio il sole d'azzurro si chiamava. Comunque, questo profumo qui proprio zero, ma perché non mi piace tantissimo. Diciamo che è un calendario dell'avvento abbastanza ricco, che viaggia con prodotti make-up, che ho apprezzato tantissimo, smalti e prodotti per il viso, per il corpo e per i capelli. Cosa che ho apprezzato tantissimo, per esempio, i prodotti per i capelli di linee un po' diverse, però soprattutto cioè, i prodotti di make-up, forse perché diciamo che i brochet tendenzialmente sui trucchi non sono molto, come si dice, propensa, perché sì, è vero, a volte mi mandano i fondotinta, per esempio, però la matita e soprattutto questo qui, la tinta, devo dire che mi piace molto il colore. Comunque, non è waterproof, si leverà probabilmente. Però devo dire che scrive bene, vedete? Questa qui l'ha passata proprio col pennello, poi, dato che avevo un po' di prodotto in eccesso, l'ho messo qua. Cioè, ci farei un attimo un pensierino. Se siete particolarmente amanti di brochet e vi piacciono tantissimo i loro prodotti, allora vi consiglio altamente di prenderli, altrimenti magari pensateci un attimo e se volete provare qualche prodotto singolo che avete visto o che comunque sia, vi parlo spesso anche nel canale o comunque all'interno delle mie storie di Instagram, ve ne parlo spesso dei loro prodotti e ce ne sono alcuni che a me piacciono e altri che mi piacciono meno. Però nel complesso devo dire che anche quest'anno è stato un calendario dell'avvento molto molto carino. Io spero tantissimo che questo video vi sia stato utile, soprattutto se magari lo volete regalare a qualche amica, nonna, zia, insomma, se soprattutto dovete fare un regalo, perlomeno sapete già che cosa c'è all'interno. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Vi consiglio di andarmi a seguire soprattutto all'interno dei miei social principali, ovvero Instagram, Facebook. E cercherò di essere un po' più presente all'interno del canale, di fare video un po' più statici, un po' più parlati, però comunque sia un po' più dinamici al di fuori dei video vlog, anche se mi rendo conto che all'interno del mio canale piacciono parecchio i video vlog, quindi. E niente, noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video. Cheers!